Ciao ragazze, ciao ragazzi. No, non mi sono fatta i capelli grigi, ma ho fatto di nuovo il trattamento alla cheratina. Sapete che quando faccio questo trattamento ho sempre i capelli così per 3 giorni. Oggi comunque bando alle ciance, perché ho talmente tante cose da farvi vedere che non so da dove cominciare. Cioè, ci sono tutti gli arrivi di tutti i prodotti, gli ultimi bilanci che mi sono arrivati, e ci sono alcune cosine pazzesche che io non vedevo l'ora che mi arrivassero. Quindi direi di iniziare subito con la prima cosa che mi capita, cioè tada! Mi è arrivato questo pacchetto da Pupa, dopo che veramente non ho visto nulla di Pupa da, non lo so, tipo dal 2013, credo. Comunque mi è arrivato questo pacchetto e all'interno c'è questo beauty case, molto carino, molto estivo, devo dire. Vediamo che cosa c'è all'interno. Allora, packaging di Pupa è sempre molto carino. E ci sono un sacco di ombretti, questi sono della linea Vamp, sono wet and dry, e poi altri ombretti ancora, sempre della linea Vamp, ma questi sono matte. E poi, wow, questi sono ancora più belli, questi sono i Vamp Extreme, e sono super super glitterati. Guardate che bellezza sono questi, molto molto shiny. Comunque li vedrete utilizzati in qualche video Get Ready With Me, sono molto 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 belli, devo dire. E poi all'interno di questa pochettina c'è il mascara Vamp Explosive Lashes, wow, e poi ci sono, adesso che posso testare i mascara, e ci sono i sono dei matitoni ombretto, e anche questi si chiamano Vamp e sono tutti abbastanza neutri come colorazioni, a parte uno che è appunto nero, e ci sono diciamo 3 nude marroncini e poi questo verde militare e questo nero. Molto carina questa collezione, e poi mi piace anche il fatto che la pochettina sia così estiva e si può usare al mare così. Poi, allora, vi giuro, non so da dove proseguire. Allora, mi sono arrivati poi anche un piccolo pacchetto di Mesauda in cui c'erano soltanto questi 4 prodotti, che sono brow liner, sono delineatore sopracciglia, e quindi sono dei prodotti in gel per andare a disegnare le sopracciglia. Ci sono 4 colorazioni e non so se la mia possa essere blonde, perché la vedo un po' troppo chiara forse, o magari forse più ebony, forse, o magari un mix di questi due, forse taupe. Comunque vi farò sapere come sono. Di norma preferisco le matite perché sono sempre molto più semplici da utilizzare, cioè la passo ed è fatta, ma con i delineatori in gel, con i prodotti in gel, si va molto più precisi, quindi in realtà verrebbero meglio teoricamente. Poi mi è arrivato, e questo credo un paio di giorni fa, tada, un nuovo pacchetto da By Terry. Ho scoperto questo brand di recente, lo sapete, e mi sono innamorata, delle cose veramente veramente carine, molto molto buono, molto molto buona la qualità, sono prodotti buoni. E all'interno c'è la nuova, c'è il nuovo fondotinta che si chiama Filter Like. Carino anche il packaging, molto cool. Poi c'è anche una pennina USB. E qui che cosa c'è? Non è finita, ragazzi, c'è ancora. Oh my god! Non mi ero resa conto che ci fosse così tanta roba. Pensavo. Allora, vi faccio vedere da. Ta-da! Che meraviglia, che meraviglia! Mi sento troppo fortunata quando mi arrivano questi pacchetti bellissimi. All'interno ci sono, allora, appunto, qua sopra ci sono 3 fondotinta. Spero vivamente che uno di questi colori mi stia decentemente, anche se a vederli, ragazzi, sono tutti troppo scuri. Cioè, ma perché mi mandate sempre? Ma vabbè. E poi ci sono, allora, c'è un kabuki brush, un pennello kabuki. Sì, che carino! Questi sono molto carini da portare in viaggio. E poi, ok, una polvere con acido ialuronico. Molto interessante, a me piacciono molto le ciprie trasparenti, e se contiene acido ialuronico tanto meglio, che cosa vi devo dire, combatteremo le rughe assieme. Poi Compact Expert Dual Powder, ok, quindi questa è una polvere compatta, vabbè, cioè
guardate che carine il packaging, le colorazioni. Questo brand mi piace molto ed è un blush però con due colorazioni diverse, quindi c'è questo pezzo, sì, no, ok, il grigio e il metallo, e c'è il c'è un blush un pochino più rosato e poi tutto attorno c'è invece un altro blush un pochino più scuro. E poi che cosa c'è ancora? Allora c'è il Lash Expert, che è il mascara, e adesso va un sacco di moda, vanno un sacco di moda questi mascara a cui si può cambiare la forma dello scovolino semplicemente girando la punta del manico, che è una figata. Non sempre sono buoni, però devo vedere com'è questo, ma è figo poter cambiare la forma dello scovolino, non lo so, mi piace, è un'innovazione così. E poi ci sono Dual Stylo Expert Click Stick, penso che siano dei correttori in stick, sì, direi proprio di sì. E riuscite a vederlo il colore? Non voglio farlo uscire troppo, altrimenti poi non posso usarlo. Eccolo, sì, sono dei correttori in stick. Decisamente troppo scuro per me questo come correttore, ma mi piace mettere sempre un correttore leggermente più chiaro. Ma vediamo l'altro, che colorazione è? Allora, questa era la 5 e questa è la 4, quindi credo proprio che il 4 possa andare bene per me. E poi qui ci sono invece due rossetti, Rouge Expert, anche questi click stick, vediamo, i rossetti ispirano sempre. E sono, allora c'è il numero 20 Mystic Red ed il numero 28 Pink and Nude. Ovviamente guardiamo quello nude, ragazzi. Oh, sì, in realtà non è molto nude, è abbastanza scuro, forse un po' più un nude se siete abbronzate. Sì, su di me. Ma no, sì, perché no? Potrebbe essere un nude, come no? Sì, direi proprio di sì. Forse è carino. No, vederlo nel packaging mi sembrava troppo scuro. Io sempre. Oddio, no! Troppo scuro invece. Penso che sia fattibile. Molto carino questo pacchetto. E ringrazio quelli di By Terry perché appunto mi mandano sempre delle cosine carinissime e con cui mi sto trovando molto 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 bene. Poi, non so se lo conoscevate questo brand, forse ero io l'unica che non lo conoscevo, fatemi sapere. Poi, allora, da Urban Decay mi sono arrivate... Ah sì, ok. Mi sono arrivate due cosine da Urban Decay, due momenti... spaccando tutto come al solito, in due momenti differenti. La prima che mi è arrivata è questa ed ho già sbirciato, forse ve l'ho fatto vedere su stories. Io perché non mi ricordo mai quello che vi faccio vedere su stories? Cioè, devo avere un problema, non è normale, non ricordo mai. Cioè, ta-da! Back Talk! Ed è la Eye and Face Palette. Allora, dovete sapere che tra tutta la linea di rossetti Urban Decay, la linea Vice, ce ne sono tantissimi, il mio... Ciao, gatto Denver! Devo intanto miagola così a random, e il mio preferito in assoluto, la mia colorazione preferita è Back Talk, e tra tutti, cioè ce ne sono veramente tantissimi. Ad un certo punto loro lanciano una palette proprio con il nome del rossetto di cui io sono innamorata, e cioè la palette si chiama Back Talk, che tra l'altro è l'unico nome che io mi ricordo di tutti i rossetti della linea Vice, perché appunto lo indosso sempre, e strano ma vero appunto ci hanno fatto la palette. E tada! Allora ci sono, sì, colorazioni stupende. Ci sono quattro blush, anzi tre blush, uno un po' più un illuminante, molto molto belli questi colori, devo dire, e anche sembra molto molto scriventi. Wow, vabbè. Mi piacciono perché non sono colori esagerati, sono tutti portabili. E poi qui, mamma mia, quanto è bella! E qui invece ci sono gli ombretti. Mi piace che ci siano sia ombretti shimmer che ombretti opachi. Non mi piacciono tanto le palette che hanno solo ombretti shimmer, perché secondo me è un po' difficile poter creare un trucco con solo ombretti shimmer, cioè, non lo so, almeno su di me non stanno bene. Invece qui ci sono appunto tre ombretti opachi, gli altri sono satinati, shimmer, molto molto belli, e tutti ricordano un po' la nuance del rossetto Back Talk. E qui all'interno c'è anche questo specchietto che si può anche rimuovere dalla palette. Molto molto bella, grazie Urban Decay, perché aspettavo che uscisse questa palette, devo dire la verità, non vedevo l'ora di averla tra le mani, tutte impastricciate. Poi, altra cosina che mi è arrivata da Urban Decay, ho aumentato un po' la luminosità perché mi vedevo un po' buia, spero sia ok, non uccidetemi che quando, addio, metti sempre i video luminosi, non ti vedo, spero sia ok. E tada, mi è arrivato qui, non ho sbirciato, non ho idea di che cosa ci sia.
spacchettiamo. Faccio un po' come se fosse il mio compleanno o Natale, tipo, perché devo spacchettare un sacco di roba e aspetto sempre di filmare un video e spacchettare assieme a voi. Allora, vabbè, wow, ci sono tantissimi in background, gatto del... Che cosa c'è, Garuleva? Lui sta sulla finestra e guarda gli uccellini a lui, non so, fidano. Oddio, è bellissima, no, vabbè, ci sono... Io non lo so con chi sta parlando. Comunque ci sono un sacco di immagini di vari posti nel mondo. Ed è bellissima, è davvero davvero bellissima. Apriamole, vediamo i colori, direi. Wow, ok, ma vabbè, anche questa è meravigliosa. Qui si fa qualsiasi trucco veramente possibile, immaginabile. C'è di tutto, ci sono... Vediamo anche questi come sono. Wow, cioè, ancora più scriventi dell'altra, direi. Oh wow, super 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 scriventi anche questi, bellissimi. Anche qui alcuni sono opachi, alcuni sono shimmer, altri un pochino più satinati. Questo arancio è pazzesco per saltare gli occhi chiari. Mi piacciono molto molto, non vedo l'ora di usarla per un trucco. Oddio, sono stupenda. Poi il fatto di fare un packaging così molto globetrotter, molto... Insomma, sì, molto travel, lifestyle, mi piace, mi piace. Mi è arrivato questo pacchetto da Diego dalla Palma. E anche qui, non so se già l'ho aperto, ve l'ho fatto vedere su Stories o no, perché alcuni li apro e li faccio vedere su... Sì, secondo me l'ho aperto e vi ho fatto vedere su Stories. Questa, quindi andremo un pochino più veloce, perché magari tanti di voi già li hanno visti. Ci sono due smalti molto belli, molto estivi, molto chrome, metallizzati. Poi ci sono un rossetto liquido metallico, mamma mia, sono curiosa di vedere come mi sta questo colore, molto bello. E poi, ah sì, poi c'è questa matita occhi, anche questa shimmer molto bella, marroncina. E poi un glow up stick highlighter, ok, illuminante viso in chubby stick, è un illuminante però in stick. Nel frattempo ho riabbassato la luminosità oggi, non mi so decidere. E poi ci sono due palette, allora una ha questi quattro ombretti che ricordano molto i colori degli smalti della matita, anche questi carini. E poi, qui invece questa è un'altra palette. Ah, questa invece è una palette. Diego Della Palma, loro sono molto conosciuti anche per il contouring, per lo sculpting. Hanno delle palette pazzesche. E questo è un po' un duo da portare in vacanza con il bronzer rigorosamente matte, yes! E con un blush corallo. Molto, molto belli. E la terra mi piace molto come colore perché non è troppo scura. Bravi, bravi Diego Della Palma. Mi è arrivata un'altra cosina, sempre da Pupa, questo piccolo pacchettino che devo proprio spacchettare con voi, cioè non ho aperto. E vediamo, dovrebbe esserci una palette. Abbiamo tutto, spacchettiamo tutto. E ci sono, allora, due matite occhi triplo uso. Poi c'è questa palette, oh ok, Hot Flame, quindi anche questo, mi piacciono tutti questi colori molto estivi, bella. E vediamo un po', oh vabbè, anche qui ragazzi ci sono colori molto molto belli. Vediamo la scrivenza com'è. Cavolo, questo è un duo chrome bellissimo, un po' pesca, un po' dorato, e mi sembra molto molto sinceramente buona. Guardate che roba la scrivenza, voglio dire, non ha niente da invidiare agli altri brand. Non so dove continuare, vi faccio vedere le cosine che mi sono arrivate da Dior. Mi sono arrivati, allora, questi tre, aiuto, sono arrivati questi tre pacchetti. Vabbè, io, cioè, quando mi arrivano le cose da Dior io salto letteralmente, sono lì, oddio, e apro sempre tutto, quindi per queste cose non vi ho aspettato, scusatevi, non ce l'ho fatta, ho aperto tutto. Ragazzi, vi ho fatto vedere su Stories però, quindi andrò abbastanza veloce. Cioè, guardate questa pochette, ragazzi, solo questa pochette, cioè io impazzisco. Allora, all'interno ci sono i solari e c'è questo specchietto carinissimo Dior, sì, e c'è
Allora, il latte solare spray fattore protezione 30, poi c'è latte solare spray fattore protezione 15 e poi c'è, che per me sinceramente è troppo basso, da 15 non userei mai, e poi vado, e poi c'è il idratazione intensa after sun per viso e corpo, molto interessante. E vabbè, amo Dior, lo sapete, quindi sono sempre emozionata quando trovo le cosine di Dior, se non spacco tutto prima. E poi c'è quest'altra pochettina, cioè, guardate quanto è bella, e con il logo CD, e all'interno ci sono le maschere che io conosco bene perché le adoro, e ci sono, allora, sono tre: c'è la Fresh Hydration, la Pink Clay Mask e la Fresh Jelly Mask. Allora, questa è idratante, questa invece è una maschera all'argilla che mi piace molto perché ti toglie la sensazione di unto, quella lucidità in viso, però non ti secca la pelle, e non è una cosa che tante maschere hanno, come, sì, non è facile secondo me trovare una maschera come questa per pelli miste, però che non ti secca la pelle eccessivamente. E poi c'è la Fresh Jelly Mask, anche questa è carina, questa forse è un po' meno idratante rispetto a questa, ma è molto molto illuminante, quindi illumina il viso, toglie tutte le schifezze e rende la pelle luminosa. Provatela, è molto figa da usare anche in estate perché è super rinfrescante. E poi è vero che è tipo jelly, un po' tipo gelatina, un po' tipo squishy, tipo slime. Poi, altra pochettina che mi è arrivata da Dior. Sì, Dior mi vizia sempre, mi mandano un sacco di cosine e io impazzisco ogni volta. Allora, guardate un po', qui c'è make up. Allora, all'interno c'è questo Lip Glow Color Reviver Balm, questo è un balsamo labbra, però dicono che appunto va anche a ravvivare un po' il rossetto già applicato. Molto figo questo prodotto, ma non l'ho mai usato sinceramente per ravvivare il rossetto, già ce l'ho, ma l'ho sempre solo usato come idratante labbra, forse sono io che sbaglio, non lo so. Poi ci sono, poi mi hanno spedito, allora, tre smalti, tra cui il Nui 1947, che è tipo, sarà il terzo che ho, e ogni volta in inverno lo finisco sempre, matematicamente, però in realtà adesso faccio il semi permanente, quindi posso usarlo solo sui piedi. E ci sono questi tre, uno è Front Row, molto bello, fucsia metallizzato, e poi Lucky, che è un rosa un po' più corallo forse, non lo so, molto belli. E poi, uno dei prodotti migliori per quanto riguarda la nail art di Dior è lui, è il top coat. Questo top coat, ragazzi, si asciuga in 3 secondi, è effetto vetro, è pazzesco. Cioè, io non so perché non lo scrivono sulla boccetta che si asciuga in 3 secondi, però vi garantisco che si asciuga in 3 secondi. Neanche gli altri top coat con le goccine asciugasmalto sopra non si asciugano velocemente quanto lui. L'ho finito già e sono molto contenta di avere una boccetta nuova di questo perché mi mancava tanto. E poi c'è ancora un prodotto, e qui, oh, ok, c'è una palettina Eyes and Lips, che io poi ho già visto questi prodotti, ma è passato un po' da quando ve li ho fatti vedere su Stories. Ho lasciato tutto là per filmare questo video, ve lo volevo spacchettare di nuovo con voi. E c'è questa palettina con 3 ombretti da viaggio, perché è piccolina, 3 ombretti e 2 colori labbra, 2 rossetti. Molto bella. E poi vabbè, packaging Dior imbattibile, ragazzi. Restando in tema Dior, mi è arrivata la cosa più figa, e che io non vedevo l'ora che mi arrivasse. Anche questa l'avete vista su Instagram Stories, ed è lei, è la Dior Backstage, è la collezione che stavo aspettando. Non sono potuta purtroppo andare all'inaugurazione a Milano, mi è dispiaciuto molto, però sono contentissima di aver ricevuto questi prodotti a casa. Allora, ci sono, c'è il nuovo fondotinta, sono molto curiosa di provare questo fondotinta, ne ho sentito parlare talmente tanto che penso che sia tipo il fondotinta migliore del mondo. Face and Body Foundation, ok, di solito i fondotinta che sono fatti anche per il corpo hanno una buona coprenza e sono molto naturali, quindi vi farò sapere. Non l'ho ancora provato, quindi sono curiosa, e penso che appunto un mix tra queste due potrebbe essere il mio colore. E poi mi hanno mandato anche queste due colorazioni, di solito fanno questi pacchetti standard da spedire a tutti, quindi hanno mandato un po' tutte le colorazioni, anche se naturalmente queste sono un po' troppo scure per me, ma magari posso regalarle in un giveaway. Se vi può interessare
E perché è un po' che non faccio giveaway, sinceramente. Dovrei farne uno, anzi forse magari lo lancio, finisco di registrare questo video, lo lancio uno su Instagram. E poi ho tre palette pazzesche di questa collezione. Allora ci sono, c'è questa che è la lip palette, ragazze, quindi questi sono tutti rossetti, cioè diamogli l'importanza che meritano questi rossetti di oro, ragazzi. Cioè, notare, vabbè, potete solo immaginare la mia felicità. Poi questa invece è, è una palette per il contouring, quindi ci sono, allora questi due sono un po' più illuminanti perché hanno tutti questi brillantini, queste due invece sono sicuramente terre completamente opache e sono in polvere, sì, mi era venuto in dubbio che fossero forse in crema, ma sono tutti in polvere. E poi c'è questa che è la Glow Face Palette. Wow! Cioè, guardate quanto sono illuminanti questi. No, vabbè. Wow! Vabbè, questo posso usarlo anche come ombretto, sinceramente. Super coprenza, super shiny, bellissimi. E poi, che cosa mi è arrivato di questa collezione? Sì, cioè, figata assurda. Mi sono arrivati tre pennelli. I pennelli di oro sono ottimi, non sto neanche a dirvelo. C'è il shader brush, quindi questo lo sapete meglio di me, si usa per applicare l'ombretto sulla palpebra. Poi c'è il pencil brush, che si usa per le zone dove si vuole andare un po' più precisi. E poi c'è il pennello angolato da viso per applicare o il blush o la terra o magari sfumare, eccetera. Quindi, ah, che figata! E poi, e c'è ancora una cosa, ragazzi, c'è la palette, se non sbaglio, sì, c'è la palette di ombretti. E questa palette è una figata perché ha incluso anche il primer, che sarebbe questo. Sinceramente non sapevo che Dior avesse un prodotto proprio da utilizzare come primer, ma sicuramente c'è in questa palette. Ed è, sì, c'è appunto il primer e poi ci sono altri colori. Anche qui apprezzo molto che alcuni siano opachi e altri shimmer, così si può un attimino giocare anche con i finish. Io vorrei fare un full face of first impressions con questa collezione. So che è uscita magari già da qualche settimana, ma voglio capire se vi può interessare oppure no un video del genere, perché mi piacerebbe testare tutto quanto sul campo con voi e vedere com'è, perché è stata pubblicizzata tantissimo e se ne parla tantissimo di questa collezione e io non ho ancora provato niente, quindi sarebbe carino magari provare tutto in video. Fatemi sapere voi, Poi, allora, ok, cioè con cosa continuo? Ok, allora, altro pacchetto, mega pacco che mi è arrivato da Pupa, e hanno sempre delle cose molto carine loro, e ci sono, allora, anche il packaging, le colorazioni sono molto ben studiati. E poi questo pacchetto carino, allora c'è, ci sono, ok, questa credo sia la collezione estiva e all'interno, momento unico per questo fare, all'interno ci sono due matite, allora due matite multiplay, queste so che scrivono molto bene, anche queste triplo uso, una è di un colore bronzato, l'altra invece è un marrone scuro. E poi ci sono matte shaping lipstick, ok, due rossetti matte. Voglio assolutamente, vabbè, questo packaging vince tutto, molto colorato, molto estivo. Ok, questo è il, non mi sembra molto opaco a stenderlo in realtà, mi sembra forse un po' più satinato perché ha un po' di shine, un po' di lucentezza, ma ci sono i rossetti che poi comunque si asciugano dopo averli applicati, molto carino. Poi ci sono due smaltini, anche questi tutti con il packaging giallo di questa collezione, e c'è, wow, vabbè, questo è pazzesco, questo arancio è bellissimo, è veramente bello. E poi c'è oddio, no, sono troppo contenta. Allora, questo smalto, ragazzi, è identico a una borsetta, un wallet on chain di Chanel che ho, e cerco sempre un colore simile da abbinarci, e penso proprio di averlo trovato questo. E poi, allora, ci sono due illuminanti, no, un illuminante viso ed un blush, tutti e due cushion, quindi c'è il, sapete come sono i prodotti cushion, sono, si è sfida, cioè io vabbè. Quindi qui c'è il prodotto, si va a intingere nel prodotto e poi si va ad utilizzare in questo modo, credo,
forse chiudendolo. Sì, decisamente così, e poi si va, wow, vabbè, molto bello, questo devo dire, packaging molto originale. Poi ci sono due holo eyeshadow, mi ricorda molto Nail, Simply Nail Logical, la parola holo, se la seguite sapete che cosa intendo. Oh mio Dio, è bellissimo, sembra una pepita d'oro, ed è effetto olografico, questo devo swatcharlo subito. Che roba, ragazzi, oro puro. Non si può certo dire che questi prodotti non siano scriventi, perché wow, cioè wow wow, cioè vabbè, anche questo è un bronzo aranciato stupendo, cioè guardate che roba, ragazzi, pazzesco. Poi però non è finita qui, perché ci sono altri prodotti, sono dei solari, allora super crema viso dopo sole, e poi ci sono invece, yes, super crema viso, pupa mi capisce, perché mi hanno mandato fattore protezione 30 e fattore protezione 50, quindi sono super super felice. Sapete che io uso sempre solo protezione altissima. C'è solo ancora un prodotto, no, c'è, wow, e poi c'è il super gel doccia prolungatore di abbronzatura. Grazie pupa, ma io di abbronzatura non ne ho proprio, però mi ricordo che quando ero patita di sole, prima di iniziare YouTube ero sempre tipo marrone, e usavo sempre questi gel doccia perché prolungano davvero l'abbronzatura e sono sempre anche molto rinfrescanti. Quindi magari, perché stiamo progettando di andare in un posto molto esotico, e in cui siamo già stati quando Tomas finirà il periodo di malattia per l'operazione al ginocchio che ha avuto, e quindi userò sicuramente questo prodotto. E poi c'è un'altra palette con altre due matite, anche queste sono molto nude come colorazioni, e questa è la Spicy Nudes, quindi prevedo che anche questa vi piacerà. Sapete che io sono sempre tendo sempre ad utilizzare prodotti per, wow, non è molto nude, tendo sempre ad utilizzare ombretti molto nude, molto neutri. Questa invece mi sembra molto più smoky, diciamo. In realtà no, ci sono anche tonalità nude, però si può fare anche uno smoky molto carino con questa. Cioè, ragazzi, io, cioè, veramente, oggi tutti i prodotti che provo sono non scriventi di più, cioè, guardate che roba. Poi, non siamo credo nemmeno a metà strada, vi dico solo questo. Questo l'ho ricevuto da un po', non ve l'ho mai fatto vedere e voglio farvelo vedere. Mi è arrivato da Sephora e sono tutte le novità di Sephora. C'è, figata, allora c'è la Natural Face Palette di Too Faced. Ta-da! Allora, packaging anche qui pazzesco. Sto usando tantissimo la loro palette matte, quindi di colori opachi. Oddio, oddio, il profumo di, non è cioccolato, questo è più vaniglia, è buonissimo. Perché fate queste cose profumate? Mi viene fame, ragazzi, dovete smetterla. E qui ci sono tutti colori appunto per il viso, ci sono illuminanti, blush e terre, pazzeschi, vabbè. Sapete che Too Faced è uno dei miei brand preferiti di sempre, quindi sapete che non posso non amare qualsiasi loro prodotto, qualsiasi loro uscita, anche perché packaging, cioè packaging, idea, sono sempre pazzeschi. Poi mi è arrivata lei, ragazzi, lei, solo il packaging rosa e glitterato, cioè io potrei veramente, seriamente, se io avessi una linea di make up, i packaging sarebbero identici a quelli di Too Faced, cioè, perché cosa può esserci di meglio di una palette dorata rosa con i glitterini? Niente, cioè, diciamoci la verità, almeno per me, io sono fissata, cioè tutto quello che è rosa con i glitter, cioè, capite che cosa intendo? Io starei ore a guardarla. Questo è un po' un remake della loro prima palette, che aveva questi colori, infatti c'è scritto circa 1998, perché questi sono tutti i colori, se non sbaglio, che sono usciti appunto in una palette, poi riproposti ovviamente in chiave moderna, però sono tutti i colori che facevano parte della loro prima palette, e questi invece sono colori che hanno lanciato invece, sono nuovi, non so se facevano già parte di un'altra palette o forse sono un mix di nuove palette, molto molto belli. Poi ci sono, allora, questa è una sheet mask, quindi è una maschera, come si dice in italiano? Le maschere in tessuto,
E poi qui c'è anche un detergente ed un idratante da utilizzare prima e dopo la maschera. Poi, allora, qui dentro non so che cosa ci sia, ma è di Zoeva. Sono due palette, credo. Allora, una è la Absolutely... Oh, ok. Allora, ci sono tre colori da viso, tutti e tre molto shimmer, illuminante, blush e terra. E mi piacerebbe, anzi, vi dico una cosa. Quando voi vedrete questo video, io avrò già preparato un giveaway su Instagram, quindi quando vedete questo video andate qua sotto sul mio Instagram, perché metterò un sacco di queste cose su Instagram in regalo per voi. Lo sapete come funziona il mio giveaway, basta andare su Instagram, scrivere un commento, cliccare like e insomma condividere la foto sul vostro profilo, e poi una di voi riceverà a casa un sacco di cosine che vi faccio vedere in questo video. Selezionerò un sacco di cosine, le metterò su Instagram e farò un giveaway per voi, quindi quando vedete questo video andate già su Instagram, perché il giveaway sarà già live. Quindi se vi piacciono così vi faccio vedere, potreste riceverle a casa molto presto. E poi qui ci sono altri, wow, screen queen, qui anche ci sono altri ombretti molto molto belli, guardate che roba. Qui non voglio sfociare perché penso che anche questa la regalerò a qualcuno di voi. Poi c'è una maschera per il viso Mustard Honey, ok, alla mostarda, senape e miele. Interessante questo abbinamento, cioè o fa schifo o è buonissimo. Poi c'è la, cioè io veramente, e poi c'è la, non so, questa è una palette, oh ok, questa è una palette di Sephora ed è una palette Feline Instinct Dark Edition ed è una palette di ombretti. Li vedete anche qui, sono tutti no, alcuni sono shimmer, alcuni sono matte. Non voglio aprire questo packaging perché anche questa voglio regalarla in un giveaway, anche se mi piace moltissimo, però ve la meritate e voglio regalarvi tante tante cosine anche Dior. Guardate, vedrete il giveaway. Ci ho pensato così al momento, ma finito questo video raggruppo un bel po' di cose con altre cose. Sapete che i miei giveaway sono sempre giganteschi e le regalerò a voi. E poi qui c'è una shimmer scrub. Ah ok, è uno scrub per il corpo, però con i glitter. Ma che figata deve essere sta cosa. No, vabbè, cioè sono troppo curiosa di provare sta cosa. E poi un gel esfoliante. Gel esfoliante per il corpo, credo, o per il viso, non lo so. Per pelli delicate, molto interessante. E poi qui c'è, allora, ok, c'è la setting powder di Marc Jacobs, ma io lavoro con Marc Jacobs ed ho già questo prodotto, quindi anche questa, ragazzi, vi anticipo che la riceverete, perché già ce l'ho, la riceverete nel giveaway. E poi stesso brand dell'esfoliante in gel, c'è il, ok, questo è un prodotto che si applica sui brufoli ed è molto interessante, al carbone, guardate che roba. Sono molto curiosa di vedere com'è questa cosa per tutti i tipi di pelle, visto che questo era indicato anche per pelli sensibili, mi fido e vedrò, non lo so, non ho mai sentito parlare di questo prodotto, ma è molto interessante, chissà se qualcuno di voi l'ha provato, fatemi sapere. Poi c'è Frank Body Coffee Bather Cherry Bomb Lip Scrub, ok, è uno scrub labbra alla ciliegia. Voglio vedere se profuma. Oh, profumo di ciliegia. Oh, profumo quasi di gomma da masticare. No, vabbè, io devo smetterla di non usare i prodotti perché poi non mollo più. Poi, Becca, non conosco molto questo brand, ma mi interessa. Hydra Mist Set a Refresh Powder. Quindi anche questa deve essere una polvere per fissare il trucco e per rinfrescare il trucco, dicono. E poi è anche abbastanza chiara. Poi un'altra maschera in tessuto I'm a Cerula, che non ho idea di che tipo di frutto possa essere. E poi Magic Black Powder Massage Peeling Gel. Ah ok, è un gel esfoliante che pulisce i pori. E poi che c'è? Allora ci sono, c'è questo spray glow mist con propolis e olio di argan per la pelle del viso, e poi c'è un olio idratante, c'è di Dr. Jart la Moisture, ah ok, è una crema idratante di idratazione a lunga durata.
un'altra maschera in tessuto al carbone, quindi questa deve togliere punti neri, schifezze varie, eccetera eccetera, liberare i pori. Poi c'è il Matte Velvet Skin, un fondotinta full coverage, quindi questo sicuramente non lo utilizzerò in estate, perché il fondotinta full coverage tendo appunto a lasciarli per quando fa un pochino più freddo. Purtroppo però questo colore è decisamente, sì, penso proprio di sì, penso che sia decisamente troppo scuro per me, peccato, perché mi piacerebbe provarlo, questo nuovo fondotinta. Mi sono sempre trovata molto molto bene con i fondotinta di questo brand, ma appunto questo credo sia un pochino troppo scuro. Poi ci sono due prodotti di... oh, sono assolutamente identici, sono due illuminanti e io direi proprio che uno lo darò anche questo in giveaway a voi. Il packaging, ragazzi, è stupendo. Oh mio Dio, questo è un illuminante slime, è un illuminante... oh mio Dio, la consistenza più strana che io abbia mai visto. È tutto in tipo gelatinoso, tutto... fa quasi impressione, ma è una figata. No vabbè, questo devo assolutamente provarlo, non avevo mai trovato un illuminante in slime. Beh, devo dire che è sinceramente un illuminante anche molto molto figo, ragazzi, diciamoci la verità. Però con questa consistenza mai visto, mai provato. Ci sarà anche questo in giveaway, andate qua sotto sul mio Instagram se volete ricevere tante 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 cosine a casa. E poi c'è il... un altro prodotto di Becca, che è un Glow Gloss, quindi penso proprio che sia un gloss illuminante. Sì, tutto è nude, però tutto glitterato, che... troppo a me tutti questi glitterini sulle labbra non stanno molto bene, almeno io non mi ci vedo. C'è una matita Makeup Forever ed è ok, è viola, Artist Color Pencil, non conoscevo questa linea di matita, quindi interessante. E poi credo ci sia tutto, sì, vi ho fatto vedere tutto per quanto riguarda Sephora. Da Diego Della Palma mi è arrivato questo pacco gigantesco, cioè è veramente gigantesco, e all'interno, tada, io amo questo brand, sono sempre delle sorprese bellissime. Però mi hanno spedito anche un cappellino, sì, oh wow, che figata, cappellino da sole, sì, che bello. E poi quanto fuma questo pacchetto, e poi all'interno c'è, no vabbè, tutta la borsa mare gigantesca con tutti i solari. C'è O Sole Mio crema dopo sole, il fatto che si chiami O Sole Mio è geniale. Poi c'è il gel super abbronzante, questo ne avrei davvero bisogno, voglio proprio provarlo. Poi c'è la protettiva, crema protettiva fattore protezione 30, yes. Poi allora, fattore protezione 20, questo è un milk spray. Poi shampoo, riparatore idratante speciale sole, anche qui mi piace sempre utilizzare, in realtà se riuscite a trovare, allora, premessa, gli shampoo riparatori idratanti dopo sole sono in realtà ottimi tutto l'anno, quindi se riuscite a fare scorta di questi shampoo, per me sono molto molto idratanti sui miei capelli. E poi... vedo un 50, ragazzi, vedo un 50, ebbene sì, c'è il fattore, la crema con fattore protezione 50, che mi rende felice. E poi, che cos'è questo kit? Summer Hair Kit, oh, ci sono i mini size? Sì, no vabbè, c'è il c'è lo shampoo, la maschera e poi il... cos'è questo? Che cos'è questo elisir? Sono troppo curiosa. È un elisir riparatore idratante spray, tutti i capelli, anche qui speciale sole. Molto carina questa cosa e vi dico che in questa meta esotica dove noi andremo sicuramente vi porterò un bel po' di quello che ho trovato in questo pacchetto. Oh, acqua abbronzante illuminante, tutta piena di glitterini, che figata. Vabbè, sulla pelle abbronzata stanno da Dio queste cose. Poi c'è questa pochettina e... vediamo che cosa c'è. Allora, beach cream, crema acconciante, piega istantanea senza phon. No vabbè, che figata, non sapevo che esistesse un prodotto del genere. E poi c'è uno shampoo delicato e veloce su tutti i capelli, speciale sole, che figata. Poi hanno un profumo buonissimo questi prodotti. E poi
E poi c'è... Ah, ecco, e qui c'è il full size dell'Elisir che abbiamo visto poco fa. Che figata, grazie Diego Dalla Palma, mi avete salvato per questa stagione, perché ci sto... Cioè, c'è dentro tutto, tutto, tutto quello di cui posso aver bisogno. Mi è arrivato un pacchettino da Benefit. Anche Benefit è uno dei miei brand preferiti di sempre. Amo tutti i loro prodotti, amo il packaging. E... sono curiosa, che cosa c'è, che cosa c'è? Ah, poi un'altra cosa di Benefit da farvi vedere. Dov'è, dov'è? È qua, ok. No, sì, dov'è? C'era. Ah, ok, l'ho trovata, ok, ok. Perché non vedo l'ora di aprire anche io quel pacchetto. E poi c'è la Blush Bar. Che figo. Quindi è una specie di raccolta, una specie di palette con però all'interno tutti i loro blush. E la Huda, no. Ok, ok. Cioè, Nicole, trattieniti, veramente. Cioè, ma com'è? Prego, sì, ci sono, allora c'è il California Blush che io ho quasi finito, ragazzi, mi sa che è uscito l'anno scorso, sì, io l'ho quasi finito, ho adorato questo blush. Poi c'è il Gold Rush che in realtà non ho, ma guardate che figo che è, ma è veramente, veramente figo. Oh, il profumo di questi prodotti. Poi c'è il Dandelion che io adoro, il blush, ce l'ho anche in versione liquida questo, è pazzesco. Poi c'è la Hoola, vabbè. Non sto a dirvi più della Hoola, perché io da quando ho iniziato, da quando ho aperto questo canale che uso la Hoola, e tra l'altro è quella che ho utilizzato anche oggi per il contouring. Poi c'è il Rock Tour, non conosco nemmeno questo, sembra essere un blush illuminante strafigo anche questo. E poi c'è il pennello, wow, wow, non posso che dire wow. Non posso che dire wow per questa palette, perché è fantastica. E poi, non è finita. Oh, ok, anche questo è un primer, è un primer, è The Professional, è un po' come il The Professional che conosco, ma questo è Soft Radiance, quindi deve essere un pochino anche illuminante. Vorrei proseguire con un altro pacchetto che mi è arrivato da Benefit. Hello, happy! E so che questo è il loro nuovo fondotinta, oh mio Dio! Quindi sono molto molto curiosa di vedere. Allora, ok. Ci sono tutte queste palline colorate, ragazzi. Tantissime. Yeah. Ok, no vabbè, sono fantastici. Mi hanno spedito tutto il range di colorazioni. Altre palline colorate. Il 2 è un po' più rosato, il 3 è un pochino più giallino. Quindi se siete chiarissime e rosate, questo. Siete chiarissime ma dorate, gialline, e optate per questo. E poi qui c'è anche un regalino in questo sacchettino. Hello Happy. Oh, oddio, è un bracciale. È un bracciale. Happiness looks good on me. Che carino, ed è un bracciale rose gold. È davvero davvero bellissimo. Wow, vabbè, vabbè, cioè, questi regali non bisogna mai darli per scontati, bisogna sempre apprezzare, e io sono molto molto grata a voi che... perché alla fine tutto questo ce l'ho grazie a voi, quindi vi ringrazio, è bellissimo. No, vabbè, adesso mi emoziono, non può essere. Comunque, felice, felice, perché davvero oggi è tipo meglio del mio compleanno. Mi sono arrivate delle cosine da NYX, queste mi sono arrivate proprio ieri. Mi sono fresche, fresche, fresche. E ci sono due buste. Ta-da! Una è Suede Matte Lipstick e una è la Slip Tease Full Color Lip Lacquer. Ovviamente tra i due apriremo prima quindi matte, perché io amo, io sono più matte, non sto più a dirvelo perché ormai... mi conoscete benissimo e ce ne sono tantissimi, ma veramente veramente tanti. Andiamo ad aprirne un paio. Quelli che mi ispirano di più sono ovviamente i nude. Questo è si chiama Rosé The Day. Ah, ok, ce l'ha. C'è l'etichetta, non riuscirò mai ad aprirlo così. Stupendo. A parte che anche il packaging è molto molto bello, devo dire, con questo cuoricino carino. Wow, guardate che roba, ragazzi, super scriventi, bellissimo, colore pazzesco. Questo voglio provarlo subito, lo lascio fuori questo perché devo provarlo. E vediamo gli altri slip tease, che sono invece un sacco di colorazioni liquide. Vediamo un po' com'è la scriventa. Anche qui packaging molto molto bello, mi piace molto di più questo packaging rispetto ai lingerie classici. E credo di aver scelto anche un bellissimo colore da swatchare, perché stupendo. A parte che questo scovolino è anche molto particolare, perché è tipo due palline,
E devo... mamma mia, è bellissimo. Questo colore è bellissimo, bellissimo. È lucido, devo dire, quindi non è opaco, mannaggia. Però è stupendo. È davvero, davvero un bellissimo colore. Notare la mia fantasia nello swatchare le robe, perché mi piacciono sempre gli stessi colori. No, vabbè, ragazzi, sto per restare senza batteria. Questo video dura... ore, cioè io non lo so. E poi mi è arrivato anche questo bellissimo pacchetto da Mulac, non so come si pronuncia, Mulac, e si chiama Feminine, e ci sono un sacco di rossetti liquidi. Devo dire, il packaging è molto molto carino. Andiamo a swatchare ovviamente quello nude, ma non mi posso smentire naturalmente. E Dio mio, è super super, scrivete, non mi aspettavo una roba del genere. È super super scrivente, quindi ne basta veramente pochissimo. Ma questo non ha, questo non ha odore. Io non so tutto. Molto molto bello, è effetto vinile, e devo dire che è vero, è super super lucido, bellissimi. E poi sono i primi prodotti di questo brand che io utilizzo, quindi sono molto contenta. E cioè che utilizzo, che provo, quindi sono contenta. E poi vi farò vedere l'ultimo pacchetto per oggi. Carissima Nicole, siamo emozionati di presentarti la collezione Make Up in Glot, creata assieme all'icona Jennifer Lopez. Taran! Oh, oddio, vabbè, packaging pazzesco, box pazzesca. E ci sono, allora, c'è una palette con una terra, non sa di cioccolato purtroppo, non so perché mi aspettavo che profumasse di cioccolato, io ho le mie fisse così. Poi c'è una polvere illuminante, beh, lei è molto famosa per i suoi illuminanti, per il suo glow, appunto, lei ha inventato il glow, diciamoci la verità, e quindi ci sta. Oh, bellissima, anche questa, con una terra, che però io utilizzerei più come ombretto perché è un pochino troppo calda secondo me, terra e poi tre illuminanti. Carina. E poi c'è questo lip gloss che fa molto Jennifer Lopez. Questo lip gloss su di me non penso che starebbe mai decentemente, però fa molto Jennifer Lopez. E poi c'è un questo sia un mascara, sì, è il mascara Viva Las Lashes. Wow, in spagnolo così. Viva Las Lashes. E poi c'è il rossetto Besame. Wow. Questo sì che è un rosso, ragazzi, swatchiamolo. No, è un po' forse più un ciliegia, direi. Un ciliegia, però molto, molto scrivente. Ma comunque i prodotti in Glot li conosco. Mi ricordo quando stavo ad Amsterdam, andavo nel negozio in Glot, cioè, e mi piacciono molto, quindi sapevo che, insomma, sarebbe stata un'ottima collezione. Io in realtà avrei ancora un paio di cosine da farvi vedere, ma penso di avervi fatto vedere quasi tutto, perché devo bloccarmi, perché la mia videocamera non ce la fa più, cioè sta per morire. E quindi penso che questo per oggi sarà tutto, mia family. Spero vi sia piaciuto questo video. Mi piace sempre spacchettare quello che mi arriva con voi e dire, insomma, farvi vedere le mie impressioni, dirvi che cosa ne penso così di primo acchito. E spero vi sia piaciuto, e non voglio mai lasciarvi, ma devo. Vi mando un bacio grandissimo, mia family. Vi ricordo ancora di andare su Instagram qua sotto, perché c'è un super giveaway già live per voi. Un bacio grande e a domani. No, questo video lo vedrete venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!